Benvenuti a Vasgar, sede del programma spaziale segreto dell'Unione delle Repubbliche Indipendenti. Ma è stata in territorio UIR prima d'ora. E ancora non ci sei. Vasgar era indipendente. UIR ha avuto il piacere di occupare... No, anzi, volevo dire di liberare questa gloriosa terra. Ok. Ricordate che vi ho detto che qui ora ci vivono solo i nomadi incazzati? Ecco Garron Paduk, il più incazzato e nomade di tutti. Questo è il tuo vecchio contatto a UIR? Ci sono solo due cose che non mi piacciono, Baird. I COG e i bambini. E tu me li hai portati tutti e due. Anch'io detesto due cose, i vecchi e i deserti. Ma beh, eccoci qui. Mi piace la ragazzina. Seguitemi. Insomma, il programma spaziale dell'UIR era più sviluppato di quanto i COG avessero rivelato al pubblico. Da qualche parte in questo cosmodromo c'è un razzo carico di satelliti del martello dell'Alba funzionanti. Penso che potremmo riportare online tutto il sistema e iniziare a colpire lo sciame a casa sua. Se avevate satelliti durante le guerre Pendulum, perché non li avete usati? I politici puntavano all'armistizio. Lanciare quei satelliti avrebbe garantito un altro secolo di guerra. Ma qualcuno del nostro esercito ci ha provato lo stesso. A dire il vero, la cosa ha scatenato una piccola guerra civile. Allora, conosciamo la pianta del cosmodromo. Dove sono i satelliti? Provate nell'hangar dei razzi, qui. Le eruzioni di vento sono troppo forti per volare su quel deserto. È qui che entra in gioco lo skiff. Domanda. Come sappiamo che quei satelliti funzionano? O se almeno sono compatibili? Risposta, non lo sappiamo, ed è qui che entrate in gioco voi. A meno che non siate troppo codardi, oppure stupidi. O deboli. Ma che cavolo è? Ho un amico, puoi anche non crederci. Per ora studia bene la pianta del posto. È probabile che buona parte sia sepolta dalla sabbia. Sì, passa da me prima di andare. Ok. Il bello è che non si sa se funzionerà. Non importa, lo faremo funzionare. Per forza. Forse è ora che tu mi dica cosa hai visto in quella macchina. Non è cosa ho visto, è quello che ho provato. Ora hanno una regina. Non si fermeranno. Senti, l'ho svegliata io. Quindi devo fermarla io. Sì, ma non sei sola. Forza, andiamo a trovare lei. Sì, circa, più o meno. Aspetta, c'è una freccia. Aspetta, provo a scrivere ciao. Ferma. Vai indietro. Freccia. Provo a scrivere un piccolo ciao. Aspetta. Come divertirci con poco. No, è troppo un puttanaio con i piedi. Minchia però. Guarda, l'ho scritto. La A fa finta che non esiste. Non esiste proprio la... Guardala. Vedi qua intorno cosa c'è. Guarda quanto sono belli.
sto cercando in giro. C'è anche un altro qua. E là ci dovrebbe essere qualcuno. Questo da tre. Secondo me in giro dobbiamo guardare. Ci sono anche dei documenti. Ce la fai? Telefono. Che è successo? Oh, che non mi caricava il fatto della stream. Lol. Adesso ho visto. Cioè non mi sa. Potete non. Fa che fare il Deadpool. Le lanciali, gli assorbenti, vedrai che si calma. Tu non ti guarda nella gola. Miserie. RIP. Non mi caricava le cose. Infatti stavano scrivendo, ma guarda, non stavo caricando lo chat. Non mi calmi il telefono. No, è l'app. Qui c'è un po' delle domande. Sì, questo era un aeroporto commerciale, finché non è arrivato l'esercito UIR durante la guerra civile. Già un po' di cose le abbiamo trovate. Collezione, cioè, abbiamo 29, che... minchia. 29. Ok. Puntiamo. E puntiamo sempre sul fatto che deve far danno. Questo l'avevi fatto. Appunto. Se gioco andite in culo. Potenzia tutto il coso, il set del zapper. Si vede che sei... si vede che sei stanco, domani non hai le mani su Apex, vai a dormire, vai a fare in culo, Cristiano. Che oggi... Oh. Poi alla fine ho giocato con la mia ragazza e ho fatto una strage. Sei tu che non sei buono. Ho giocato con una delle pro player, cioè tutte sei una sega, sei una pippa. Thank you. Ah, sei andato di là. Ok, ottimo. Beh, una l'abbiamo vinta, dai. Una l'abbiamo vinta, quella che abbiamo fatto. Poi tra l'altro, qui bello è stato che tipo lei ha avviato la partita, io ho avviato la partita. E ci siamo ritrovati nello stesso server. E gli ho dato un cazzottone. Mi ha dato tipo un cazzottone. E poi quando abbiamo attaccato la granata ha fatto qui. Io prendi quel modulo. È ora di potenziare Jack. Tipo se n'è andata a gambe. Gambe levate. No, io non voglio giocare niente. Via, non conosco nessuno, io vado via. Vai via, via. In mezzo al puttanaio. E di porco mi chiedo. No, Stream Sniper. Già. Beh, c'ho la tua TV proprio tutto posso il vedere. Cioè, mica. Può vedere quando cazzo gioco, che voglia. Cioè, una TV è qua di lato, l'altra è qua davanti. Quindi è proprio. Cos'è questo? Dove? Sai, quel modulo non si installerà da solo, tanto per dire. Allora, innanzitutto staccarmi perché ripeto in faccia.
altro? Da un altro. Lei può stream sniper arti, sì. Sì, sì. Stream sniper. Ok, adesso? Niente, l'abbiamo preso, scusa, ma cazzo vuoi? Mentre cerco il PC. Bello! Cosa? Capix! Tomare omo! Tomare omo! Tomare cane! Niente! Ma che tocca fare? Ma l'abbiamo già preso! Cioè io posso tenere anche te per carità di Cristo? Dove la missione? Installa il potenziamento che hai installato e mi vai. Fatto. Quindi qual è il potenziamento? Okay. Seguitemi. Qualche giorno fa ho mandato a Paduk un pacchetto con alcuni DB e dei succhi a sangue. Affascinante. Potenzialmente disastroso. Ma no, Mixi! Il modo in cui hai descritto Mixi è andato a buttare. Lo chiamo Hijack. Forza, provalo. Arrivedere, Jack. Oh, hai scoperto come superare il controllo della mente collettiva. Ok, no. Jack dà solo una scarica elettrica al loro cervello. Non è raffinato e dura poco. Ma contro che tipo di sciame si posa? Beh, i nostri dati sperimentali sono pochi, ma sai cosa? Vai pure, no, divertiti lì fuori e vedi come va. Sabbia del deserto rossa. Ah, un'ultima cosa. Passa a parlare con Paduk prima di andartene. Lo trovi fuori. Ok. Un'ultima cosa, Ben. Una volta reso operativo il maniero, devo sapere se posso fare affidamento su di te. Non preoccupartene. Questa volta facciamo le cose per bene. Sai che quello che è successo a Lizzie al convoglio non è stato per tutto. Sei gentile a te, ma sono stato io a premere il pulsante. Sapevo che non avrei dovuto farlo. Non volevo farlo, ma l'ho fatto, quindi è colpa mia. A proposito di tutto, hai visto JD in giro di recente? Provo a non farlo. Questo palazzo da zorro. Sappi che nell'edit ci metterò un bello zoom in cui... Eravamo nella stessa squadra. Abbiamo affrontato la corte marziale insieme. Ci siamo affezionati. Quindi ti fidi di lui? Abbiamo. Beh, minaccia di non parlarmi mai più ogni volta che lo vedo. Ma a parte questo... Sì, mi affiderei la mia vita. Ehi, Baird, che mi dici del guardiano? Ha smanetto con il suo generatore di scudi. Prima avevi Night Zone? No. Il bello che l'hai anche impostato come moderatore. Figlio di puttana. Sentite una certa di Paduk. È di Gorazia. Sì, questo quindi? E avevano una certa reputazione. Tortura, crimini di guerra. Da dove vengo, i COG hanno la stessa reputazione. Venite a vedere, bambini. Fino a poche settimane fa stavamo tenendo testa piuttosto bene al vostro cosiddetto sciame. Poi è cambiato tutto, si sono fatti fuori. Improvvisamente indossavano corazze e hanno iniziato a costruire questi.
Prendine uno se vuoi. Quindi combattevate le sciame da soli? Sì, ecco perché ho consentito che Baird venisse qui. Noi vi aiutiamo con il lancio del razzo, voi a riprenderci le nostre terre. A proposito, la nostra rete idrica è stata interrotta. Stiamo provando a ripristinarla, ma il vostro sciame ci rende la vita difficile. Rendere operativo il martello è la priorità, ma se vi possiamo dare una mano, cosa vi serve? La nostra torre idrica, la vedi all'uscita. È un bel po' che non ricevo notizie dai nostri che si trovano. Potrebbe non essere nulla, o forse sì. Controlla se puoi. D'accordo. E ora la domanda da un milione di dollari. Bambini, siete davvero pronti? Perché il vostro skiff è in pista e il deserto vi attende. Ok. Guarda, qua c'è un'altra arma. Comunque. Nuove armi. Nuove armi. Stanno cambiando. Ma come fanno se non gli dai tempo della torre? Ma non so, guarda. Me lo banna così a cazzo. Io non lo banno, me lo banna. Stramaledetta cazzo di volta. Cos'è questo? Vedo che hai buon gusto in fatto di arte. Fa male. Rassicurante. Questo tremo ogni volta che si fa un colpo. Oh, quanto è alto per la mano. Comunque non ho la più pallida, ne ho fatta idea del perché. Di cosa? Del fatto che mi banna il cazzo di bot dell'hype zone. Penso che sia una limitazione. Che danno. Però andate in culo. Non te lo possono infilare. Solo così tanto per soddisfazione, no? Quindi la merda. Sono stato addestrato nelle Deadland quando ero nell'OCS. Se ti servono consigli sui deserti? Sai, solo uno di noi due è cresciuto in città e non sono io, quindi io non la voglio. Bait, aspettiamo qualcuno? No, nessuno. Beh, questo non mi piace. Non ci credo. Spero non sia qui per fermarci. In realtà... Perché non puoi. Kate? Dovresti darmi ascolto ogni tanto. Kate. Ti ascolto. Allora, lascia stare. Ho finito. Ok, ma sono qui per aiutarvi. Se mi volete. Che hai detto? Aiutarci. Papà mi ha detto del Monte Kadar, di ciò che avete scoperto e... Sì, lo so che non ti fidi di me dopo tutto quello che è successo, quello che ho fatto. Non ti biasimo. E cosa dice Jin sul fatto che sei qui? Jin non lo sa. Davvero? E fammi indovinare, anche lui vuole aiutarci? Sì. Faz non è poi così male. No, lo sono a dire il vero. Sei tu che ormai ti sei abituato. Chi diavolo sono questi? Amici. Si uniranno a noi. Sì? Beh, non mi piacciono. Che strano. Se proprio devono venire, va bene. Ma io parlo con te, non con questi due. A te sta bene? Come ho detto, vi aiuterò. Baird! Forza allora. Saltiamo sul Raven e troviamo quei satelliti. Niente Raven. Le eruzioni di vento vi ucciderebbero. E quindi andiamo a piedi? Senti, amico, se vuoi andartene, libero di farlo. Ma noi abbiamo altri piani. Oh, ancora quello skiff. Ok, prima di andare, ho un conto in sospeso. Uno grosso. Certo, sistema pure. Mi hai... Cosa è rimasto là? E poi, dopo che ti sei ferito, ci hai allontanati.
Come? Come se non ci conoscessimo nemmeno. Fa vedere. Ascolta, non sono stato in niente. Anche tu c'è di aereo. E allora chi c'è oggi? Tuo amico. Per quel che vale, ho cercato di convincerlo ad accettare il JD oscuro. Ma c'è qualcosa in voi due che tira fuori il suo meglio. Ok. Tutti così, tranquilli. Bene, so perché siamo qui, ma dove andiamo adesso? Un hangar per razzi, a est. E tanto per dire, anche ai nomadi farebbe comodo una mano. Allora andiamo. Aspetta un po'. Non basta dire andiamo per cancellare gli ultimi mesi. Del, andiamo. No, è giusto. Lascia che si esprima. No, 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 vedi, non è giusto. Tu sei ragionevole e io voglio rimanere arrabbiato. E allora rimani arrabbiato. Non sono qui per provare niente, solo per aiutarvi. E lo stesso vale per me. Sembrerebbe che mi stia attaccando il suo decoro. Delta, Paduk mi ha appena detto una cosa importante. Il comandante della base UIR temeva che i ribelli vincessero, così ha infettato i computer con una specie di virus di avvio. Bene. Quindi la tecnologia che troveremo non funziona da decenni. E Jack dovrebbe essere in grado di evitare il malware e riavviare le macchine. Basta accedere. Ok, Baird, capito. Parcheggiamo e troviamo un razzo. Ehi, ricordiamoci che Paduk ha detto che è pieno di sciame da queste parti. Occhi aperti. Vediamo di cazzo di carro, madre. Sono qui. Ora come procediamo? Occupiamoci di quelle torrette! Ti vedo! Ah, chi è? Stavo morendo così da nulla! Ho battuto un bersaglio! Arrivo! Ah,
Sto arrivando. C'è un cecchino. Sì, c'è uno che sta troppo malissimo. Fumogeno! Ah, fumogeno! Fumogeno! Occhio, fumogeno! Prendo io! Prima. Il razzo dovrebbe essere lì dentro. Fatemi sapere quando vi serve un interprete, perché vi servirà. Parlo 5 lingue. Ok, fatto. Madonna, perché non si può mangiare la terza arma? Flashback. Come bisogna bere? Ah, la. Sti cazzi. Perché cazzo dammi il cecchino per un colpo? Non ha senso. È un attacco buono che ti vedi. Fatto questo, tanto. Fa male. Comunque questo. Ah, fuck. E questa è un'arma di. Dammi una mano!